Buon pomeriggio e ben ritrovati amici di Teleprima. Siamo prontissime per questa nuova puntata di Gossip Mania. Dopo un po' di sosta, visto che per questa settimana santa ci stiamo dedicando ovviamente anche alla diretta e alle dirette in tutti questi giorni delle celebrazioni cristiane della Santa Messa, ma eccoci qui, ritorniamo tra sacro e profano, possiamo dire, e ci siamo noi che parliamo di gossip e non solo. Prima di tutto, ben ritrovati Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata. Grazie mille, noi siamo pronte perché ci sono veramente tanti argomenti di cui parlare e iniziamo Elvira da un primo argomento che è vastissimo e soprattutto andiamo a scomodare le dive di Eh Hollywood. sì, eh sì. Una bellissima attrice che fa parte, diciamo, di quella classe attoriale vecchi tempi, quindi dove veramente non ci si improvvisava, ma che hanno davvero costellato il panorama cinematografico di tantissime produzioni indimenticabili e non, ma che a un certo punto della propria vita ha deciso di alzare la voce e di raccontare tutto ciò che era rimasto un attimo in sordina. Stiamo parlando di Sharon Stone. Una bellezza senza tempo, diciamolo, ci ha legato a lei non soltanto per la sua apparenza, ma anche per la sua bravura. E devo dire che questi risvolti, che poi vengono fuori anche con il tempo, ci fanno ancora più capire quanto queste personalità siano ormai alcune meteore che purtroppo non possiamo più ritrovare, soprattutto al giorno d'oggi. È verissimo, infatti ci si improvvisa tantissimo, soprattutto attori. Proprio ieri ho ascoltato un'intervista di Giulia De Lellis che si è riscoperta attrice in un Sì, film ovviamente sugli influencer, quindi che te ovviamente. lo dico a fa'. Sì, da quando insomma la Ferragni ha lanciato la moda delle imprenditrici digitali, è stata poi una scalata verso. Sono diventate praticamente attrici digitali, Sì. possiamo dire, quindi un nuovo Si è step. un po' persa tutta quella pratica che c'era dietro, perché insomma, anche pensando ai comici, ai cantanti, dietro c'è tanto studio, soprattutto poi per quanto riguarda il sistema attoriale, insomma, interpretare un ruolo e poi, come insomma, si immagina, cercare, soprattutto per quanto riguarda i divi americani, di interpretarla al meglio, quindi anche a livello fisico, è un qualcosa che al giorno d'oggi non ritroviamo, soprattutto per quanto riguarda poi il panorama italiano. È verissimo, infatti anche il nostro personaggio, il primo personaggio della nostra puntata, Sharon Stone, sicuramente ha lavorato tanto sui suoi personaggi, ha dovuto affrontare anche tante difficoltà, infatti a breve uscirà la sua autobiografia dove veramente ha raccontato tantissimi episodi molto molto gravi della sua carriera, tra questi infatti uno dei più noti che è subito andato sotto i riflettori e sotto le luci della ribalta proprio. Per ciò che ha raccontato riguarda uno dei suoi film più importanti e più celebri, Basic Instinct, nel quale appunto ha ricevuto una proposta molto singolare da parte di un produttore. Lei non ha fatto il nome, però immagino sia facilmente comprensibile di chi si tratti, e questo produttore le avrebbe proposto in maniera abbastanza decisa, possiamo dire così, di inscenare delle reali scene appunto di sesso con il coprotagonista del film. Diciamo che quando si riceve una proposta del genere, oggi si dice subito di sì, perché è la scalata più semplice per cercare di avere successo. E potrebbe essere da questo punto di vista un modo di dire, e me ne dispiaccio anche, però purtroppo insomma è cambiato anche il panorama, soprattutto dopo che ricorderai anche Asia Argento, insomma, sono state Come molte le no? star che hanno denunciato proprio i produttori, i direttori, i registi, proprio insomma sollevando questa accusa. Tutto sta nella risposta dell'attrice o dell'attore, perché capita anche agli uomini, e da qui poi si giustifica anche il successo o meno
di questa persona. Lei infatti fortunatamente si è imposta subito, nonostante la grande importanza del film e della pellicola, si è rifiutato ovviamente di accettare questa proposta, anche perché è assolutamente insensato, ovviamente celava tante giustificazioni che non avevano alcun senso, così riuscirà ad avere un feeling particolare con l'attore, quindi veramente cose che non erano né in cielo né in terra. Lei si è opposta, ma ovviamente a distanza, penso di 30 e più anni, non ha assolutamente dimenticato questo episodio molto molto grave. Diciamo che è quasi impossibile dimenticarlo, anche perché se non si supera il momento successivo, quindi quello di cercare di somatizzare anche questa richiesta, perché per una donna, insomma, capita anche agli uomini, però per una donna è una questione anche di orgoglio, di dignità, quindi insomma ricevere queste proposte, soprattutto all'epoca, era insomma 30 anni fa, era uno shock, insomma non si conoscevano tutte queste dinamiche interne proprio al settore. Fatto sta che comunque anche il modo di raccontarlo è peculiare, perché avrebbe potuto diventare facilmente famosa denunciando subito l'accaduto, invece ha deciso di raccontarlo proprio in un'autobiografia che, a differenza invece delle influencer moderne, arriva ad una certa età, quindi insomma quando c'è un bagaglio culturale di esperienze molto più complesso. Poi è una persona che ci gioca molto anche sul suo essere sensuale, essere sexy, infatti ultimamente è stata anche ospite in una nota trasmissione televisiva nella quale le hanno chiesto di riproporre questo famosissimo accavallare di gambe e lei si è prestata subito allo scherzo. Poi è una donna molto fine ed elegante, ma mica sono finite qui le accuse, no. Anzi ce n'è un'altra ancora più grave, possiamo dire, perché infatti nel 2001 ha trascorso un periodo molto brutto, ha avuto delle grandi e gravi problematiche di salute, tra le quali vari tumori, e durante un'operazione al seno ha subito un'aggiunta di massa non richiesta assolutamente da lei. Io sono sempre in immensa difficoltà quando c'è da trattare questi argomenti più delicati, però cerco di buttare qualche amo, sì, per poi far cogliere il senso generale agli amici a casa, insomma, però penso si sia capito il senso del discorso. Diciamo che oggi si fa più per hobby questa mastectomia, quindi insomma si cerca di aggiungere qualcosa laddove non c'è. Però ecco, su una persona come Sharon Stone, insomma, anche un chiletto in più si nota, quindi la presenza di un qualcosa in più è sicuramente poi il motivo per il quale si subiscono delle critiche, anche perché sappiamo quali sono le idee per la chirurgia estetica, quindi insomma non è più quel settore a cui ci si rivolge nel momento in cui si hanno difficoltà effettive, ma semplicemente per migliorare la propria bellezza. Poco fa, insomma pochi minuti fa, ero su Instagram e ho visto il video proprio di un ragazzo che aveva deciso di fare il filler alle labbra e insomma le conseguenze sono state negativissime, perché si porterà poi anche nel corso del tempo degli strascichi. Quindi insomma è un settore molto particolare, un argomento molto particolare, e forse anche la giustificazione che lei ha dato, cioè il fatto di non sapere quello che accade, fa pensare, perché tutto ciò che avviene in sala operatoria insomma deve essere siglato, deve essere firmato. Quindi infatti è un episodio assolutamente molto singolare, molto spesso è una prassi, ovviamente non andiamo nel dettaglio per non sfociare in focus sanità, sì, che è il tuo ambito diciamo, però assolutamente spesso, appunto dicevo, è una prassi, però non averglielo comunicato ovviamente precedentemente rispetto all'operazione le ha causato poi, in un momento molto delicato della sua vita e anche nell'approccio alla malattia, ovviamente un crollo psicologico che poi si è portata dietro per parecchi anni. Diciamo che mia madre in questo caso sarebbe stata contentissima, perché come lei dice, insomma, alla retromarcia, quindi è un modo carino per dire che nel caso di Sharon Stone forse lei sarebbe stata contentissima di dire: oh, c'è una sorpresa questa mattina. È vero, infatti molto spesso, diciamo, io che ho un po' la fissa per il naso, molto spesso si dice chi fa poi l'operazione per il setto deviato ne approfitta e si rifà anche il naso, un po' queste cose qui, però improvvisamente è comunque uno shock, diciamo, non saperlo ti crea poi
anche il fatto di doversi abituare poi a questa nuova immagine. Sì, poi essendo un personaggio pubblico ovviamente deve assolutamente saperlo e va anche a inficiare tantissime cose. Ci vuole anche un po' di coraggio, diciamolo, perché decidere di fare un passo del genere, insomma, porta con sé anche un supporto psicologico insomma, nelle operazioni, quelle volute. Quelle non volute, insomma, è ancora più tragico, perché questo cambiamento, seppur voluto magari anche inconsciamente, poi porta con sé dei problemi molto più gravi, perché non ci si riconosce nella figura riflessa. Quindi, insomma, è comprensibile come shock. Poi evidentemente questa autobiografia dovrà essere molto molto lunga, veramente, sì, contenente tantissime pagine, perché ancora non è finito qui, poiché ha raccontato, ha spoilerato ovviamente ancora un terzo episodio, ma ce ne saranno tanti in questa carriera, immaginiamo nel mondo di Hollywood cosa possa accadere, perché ancora una volta è tornata indietro nel tempo e ha parlato di una querelle che c'è stata durante il film Pronti a morire, dove avrebbe pagato lei il cachet di un giovanissimo in erba, Leonardo DiCaprio, perché in realtà nessuno del cast lo voleva proprio in quel film. Quindi lei si è imposta, anche se la scelta iniziale era ricaduto su un altro attore che però in realtà era molto conosciuto per gli horror, quindi comunque sarebbe stata una scommessa, ma le ha detto: non vi preoccupate, scommetterò io su di lui e pago io il cachet di Leo DiCaprio. E devo dire, tanto di cappello, perché ci ha visto, per fortuna, è stata lungimirante, perché insomma, penso che, anche se questa cosa viene fuori adesso, non credo che verrà smentita da Leonardo DiCaprio, sicuramente. Però, insomma, portare con sé un carico così e poi rivelarlo solo adesso è un po' paragonabile al rapporto che abbiamo raccontato qualche giorno fa tra Ermal Meta e il ragazzo di Amici. Insomma, questa volontà di permettere agli altri di andare avanti, essendo una sorta di talent scout in questo caso, e poi far sì che, insomma, lui costruisca la sua strada, e c'è riuscita. Nella vita ci vuole sempre qualcuno che crede in te, non c'è, sì, niente da fare. Quindi è stato fortunato ad aver trovato sulla sua strada, ovviamente, anche Sharon Stone. Per il momento terminiamo qui con gli aneddoti dell'autobiografia, ma sicuramente ce ne saranno tantissimi che emergeranno anche nelle prossime settimane, ma ce li conserviamo. Continuiamo a parlare di un altro argomento del quale poi avevamo anche un po' iniziato a disquisire qualche giorno fa, e che è un altro argomento molto molto serio ed importante, perché infatti Aurora Ramazzotti sta portando avanti la sua battaglia contro il catcalling, diciamo, per chi non fosse particolarmente avvezzo con questi termini non nostrani, diciamo, la propensione da parte soprattutto degli uomini, anzi non mi sembra il caso di chiamarli uomini, ma di maschi, del genere maschile, sì, insomma, perché c'è una grande differenza poi con gli uomini, di fare degli apprezzamenti molto volgari e spinti a ragazze che semplicemente stanno camminando per strada in maniera tranquilla, senza dare assolutamente fastidio o conto di nessuno. Sta portando avanti questa battaglia, che è stata sposata anche da tantissimi VIP sui social, ne avevamo parlato anche qualche giorno fa, lo stesso Fedez ha parlato della libertà di espressione, ovviamente ampliando questo discorso che resta sempre molto molto delicato, nonostante siamo ovviamente nel 2021, quindi alcune cose dovrebbero essere più che superate, e tantissimi VIP hanno accolto veramente il suo appello a parlarne anche sui social, per aprire gli occhi soprattutto agli uomini, che magari spesso non si rendono conto che anche una parola in più volgare detta in maniera sbagliata può ferire la persona che sta dall'altra parte. Sì, diciamo che c'è un po' di confusione, perché insomma gli uomini, i maschi, tentano di mostrare l'apprezzamento verso una ragazza in un modo particolare, che non sempre è ben accetto, insomma. Ognuno di noi, soprattutto nel corso della vita, anche in questo periodo, camminando per strada, insomma, subisce questo tipo di violenza, chiamiamola così, anche perché, insomma, si può ignorare inizialmente questo tipo di atteggiamento, però poi a lungo andare, insomma, stanca anche, perché si viene trattati come un oggetto. E quindi la battaglia che porta avanti Aurora Ramazzotti, che è poi una delle tante che ha portato avanti, devo dire la verità che come ragazza, sì, si è sempre distinta, cercando anche di avere un percorso diverso rispetto ai suoi genitori, quindi ha cercato di mostrare la sua persona
sotto diversi punti di vista, utilizzando e strumentalizzando i social in maniera, insomma, concreta, onesta soprattutto. Però ecco, questo tipo di messaggio è importante perché al giorno d'oggi ci troviamo sempre a ribadire gli stessi concetti, la difficoltà che le donne oggi vivono è sempre la stessa sul posto di lavoro, anche in un supermercato, insomma, la paura di tornare a casa la sera, sono tutte dinamiche che purtroppo conosciamo benissimo, ma che col passare degli anni e soprattutto già nel 2021 vediamo che stiamo tornando indietro piuttosto che andare avanti. È verissimo, infatti le ha riportato anche l'esempio, ovviamente sempre con il supporto della mamma Michelle Hunziker, ha riportato l'esempio sempre sui social ma anche in una lunga intervista che ha rilasciato dopo questo argomento della paura di tantissime donne a tornare la sera nei mezzi pubblici, quindi fare dei lunghi tragitti anche a piedi da sole, ovviamente soprattutto in questo periodo dove c'è meno circolazione, ci sono meno persone, quindi può fare ancora più spavento tranquillamente tornare semplicemente da lavoro a piedi piuttosto che la sera andare a fare la spesa e ritornare, quindi veramente viene inficiata poi la quotidianità delle stesse donne, di queste persone che devono sempre e costantemente guardarsi le spalle. E diciamo che ci si stanca anche dopo un po', perché se ne sentono di ogni. Già, insomma, la questione femminicidi è un tasto dolente che viene portato avanti poi anche dalla madre, da Michelle Hunziker. Quindi, insomma, in entrambi i casi la questione donna è sicuramente sotto l'ala protettiva di entrambe. E devo dire che anche la scelta di tematiche è fondamentale, perché sai, a volte parlare di queste cose sembra anche stupido, perché dice quale paura potresti avere nel tornare a casa la sera da sola, però magari invertendo i ruoli e far sì che insomma siano gli uomini vittime di questi catcalling, come si dicono in gergo, insomma, forse farebbe loro comprendere qual è il disagio che si crea in una donna. Io non dimentico un episodio che mi è accaduto quando avevo 15 anni, tre vite fa possiamo dire. E nel quale sono stata vittima al centro di Caserta, della nostra città, di un episodio di catcalling, ed ero con un gruppo di amici maschi, ovviamente, anche più grandi di me, che non se ne sono fregati proprio, assolutamente, e ho dovuto rispondere da sola, ovviamente, a quelle parole, a quelle offese, e quindi cavarmela da sola. E lì forse ho capito tante cose della vita. Questo era un po' un riflesso di quello che sarebbe stato il futuro. Perché esatto. Insomma, non è un caso che oggi le donne cerchino anche di andare in palestra per modificare il proprio corpo e per essere in grado di difendersi da sole, quindi la figura maschile è stata un po' oscurata nel corso del tempo. Forse quello, ora stiamo rientrando di nuovo in focus sanità, sì. Diciamo, tanto fa parte tutto dei nostri format, quindi assolutamente ve lo consigliamo, e a prescindere da ciò forse anche una conseguenza proprio psicologica della diversità e dell'evolversi del ruolo della donna che sempre più forte. Diciamo che noi donne siamo anche molto impegnative, quindi questo spaventa l'uomo a tutti gli effetti, soprattutto quando ci sono poi delle situazioni, sai, che non vengono risolte a livello inconscio, sì. Quindi questo crea poi delle dinamiche anche coniugali, diciamo così, distruttive. Quindi questo è il motivo per il quale che poi ritroveremo anche in altre situazioni, in altre star, e che abbiamo anche raccontato, in cui i matrimoni finiscono per paure, per disagi, per problemi psicologici che emergono senza alcun freno. Ecco, mi hai dato un assist perfetto per il nostro prossimo argomento, però ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it.
Ben ritrovati, eccoci qui nell'ultimo appuntamento settimanale, possiamo dire, di Gossip Mania. Stavamo parlando anche un po' di psicologia, sì, anche un po' di questioni che vanno al di là soltanto del pettegolezzo e del gossip, perché a noi piace così conversare che ovviamente ampliamo sempre il discorso anche a ciò che succede tranquillamente nella nostra vita o esperienze personali. Non abbiamo ancora tra le esperienze personali il matrimonio, ma deve essere assolutamente qualcosa di molto molto impegnativo anche psicologicamente. Non siamo pronte. Esatto. Non è proprio il momento giusto, diciamo, facciamo passare questa pandemia, sì, poi ne riparliamo. A prescindere da ciò, parliamo adesso di un matrimonio e poi anche del pettegolezzo collegato, sì, a questo matrimonio. Ma partiamo proprio da un amore che sembra, ahimè, finito. Ne abbiamo parlato, credo, un mesetto fa e sembrava invece andasse tutto bene. Ci eravamo complimentate per un premio che aveva ricevuto la nostra protagonista di questa bellissima storia d'amore e niente, la pandemia ci ha messo di nuovo lo zampillo, come me. Si dice, ci e siamo. Calà, infatti, siamo state un po', possiamo dire, portatrici di sventure, sì, o comunque qualcosa era nell'aria, perché è una situazione che si protrae da tempo. Stiamo parlando di Andrea De Logu, che sembra proprio sia finito il suo matrimonio e quindi la sua storia d'amore con Francesco Montanari, che andava avanti da tempo, dal 2016, ma sono stati insieme veramente tanto, un bellissimo matrimonio fatto però di alti e bassi, che la stessa attrice, ma non solo, perché Andrea De Logu è veramente, possiamo dire, una showgirl, presentatrice, esperta di musica, sì, lavora in radio, quindi fa veramente tantissime cose. Proprio lei ne aveva parlato nei mesi scorsi, aveva fatto delle dichiarazioni importanti. Sono sempre io quella che ci riprova e quella che si dà un pizzico sulla pancia quando le cose non vanno, poi siamo sempre al punto di partenza, sono sempre io quella che soffre e soprattutto mi è difficile vivere un giorno con un killer, il giorno dopo con un monaco, il giorno dopo con un fidanzato perfetto, perché in realtà Francesco ogni giorno è come se portasse anche in casa i ruoli che interpreta nel suo lavoro, quindi il lavoro di attore, ovviamente. Diciamo che ritorniamo anche agli argomenti, ai due argomenti iniziali, sì, perché insomma essere un attore significa proprio interpretare in toto il personaggio, però da qui a portarlo a casa, insomma, è anche un po' difficile, si avvicina anche un po' al bipolarismo, questo, sì, questa tipologia di sofferenza, perché poi anche per Francesco non deve essere stato facile, insomma, portare con sé questo peso e doverlo scaricare poi sulla compagna, insomma, è un qualcosa di abbastanza traumatico, possiamo dire, perché si vanno anche ad alterare quelli che sono gli equilibri quotidiani della coppia, quindi si può sopportare, però fino a un certo punto. Poi due persone dello spettacolo che già devono vivere quelle pressioni e quell'ambiente, possiamo dire, H24, ma poi effettivamente sicuramente lo aiuterà a entrare maggiormente nel personaggio, ma poi è un fardello troppo grande anche da gestire. Infatti la stessa De Logu aveva dichiarato, è probabile che comunque ci sarà anche in futuro una rottura, come sembra ci sia stata, però assolutamente gli consiglio di andare in analisi. Anche qui mi ricorda un altro caso similare. Beh, diciamo che è anche un po' paragonabile alle nostre vite, cioè quando noi torniamo da lavoro magari ci portiamo a casa il peso della, sì, giornata, una litigata, una discussione o anche semplicemente la stanchezza, quindi è anche comprensibile. Il problema sta proprio nel rapporto che si ha con l'altra persona, perché se l'altra persona non rappresenta più un valore in più e quindi che ti permette anche di darti serenità, di essere leggero quando si torna a casa, da entrambe le parti, insomma, c'è un problema. Sì, anche un appoggio ovviamente nei momenti di difficoltà, perché invece di rinchiudersi nel proprio lavoro basterebbe una distrazione, una chiacchierata, certo, ovviamente con la persona amata, e tutto potrebbe andare meglio. Però, però c'è un però. Però. C'è un però, perché sembra infatti che questa storia d'amore sia finita, ma sembra anche che Andrea De Logu sia pronta in realtà per un'altra storia d'amore. Eh sì. E qui riavvolgiamo il nastro di Gossip Mania, sì, di varie parecchie settimane fa, perché effettivamente tra tutti coloro che avevamo analizzato mancava un tassello.
Ce l'avevamo dimenticato. Ma in realtà abbiamo detto che era stato particolarmente bravo lui a non farsi sgamare. Sì. Infatti dicevamo, Gianna ormai sta con Diletta, Melissa ha il nuovo fidanzato, Zaniolo e la Nasti, tutto bene. Tatuaggi. Esatto, Arisa si è lasciata, cioè tutto era, stava andando nel verso giusto e c'era rimasto solo uno scapolone d'oro. Eh sì. Stefano De Martino. Eccala. Eccala. E sembra infatti proprio che sia nata una grande simpatia lavorativa, ma non solo, poiché appunto lavorano insieme in un noto programma comico della TV, sia nata questa simpatia tra Andrea De Logu e Stefano De Martino. E diciamo che ci fa piacere, perché insomma... Bella coppia sarebbe. Sarebbero vero. Una bellissima coppia. E poi ormai Stefano De Martino è un ex ballerino, perché è diventato un conduttore, uno showman. Infatti me lo chiedo spesso, perché lo vedo un po' con l'occhio triste quando guarda anche ballerini di altri talent. Quindi non so se in realtà stia cavalcando quest'onda del successo, del conduttore, dello showman, o in realtà senti ancora queste vibrazioni della sacra arte del ballo? Credo che lui porti avanti entrambi i percorsi, spero, insomma, anche perché comunque dal punto di vista del talento non c'è nulla da dire, però devo dire che la vena da conduttore è una caratteristica in più, perché insomma è di pochi la possibilità di riuscire a condurre un programma dall'inizio alla fine senza mai cadere, diciamo così, perché insomma è anche difficile gestire poi delle situazioni interne quando c'è più di un ospite, quindi devo dire che se la cava benissimo. Però ecco, forse la tipologia di sentimento che nasce in questo caso è legata poi anche dal condividere poi lo stesso spazio, gli stessi luoghi poi per tanto tempo, quindi si crea, sai, quel tipo di dinamismo tra i due che è possibile anche capirsi con un semplice sguardo. È vero, infatti galeotti sarebbero stati alcuni commenti ovviamente sui social, perché sono lo specchio maggiore di questa nostra società, e stanno sempre lì a stuzzicarsi, a parlare sempre insieme. Gli amici possono giurare che sono già inseparabili, però chissà, magari è soltanto una distrazione, qualcuno con cui parlare, perché sia bello, bravo, così un dettaglio, una scelta casuale. Diciamo che in entrambi i casi sono due persone molto difficili, insomma, per i trascorsi. Due bei caratterini, è vero, è vero. Trascorsi sono due persone molto difficili, con dei caratteri molto forti, quindi credo che in entrambi i casi creare questa sintonia e poi trasformarla in sentimento ce ne voglia un pochino, però insomma potrebbe anche esserci una semplice amicizia, soprattutto perché poi loro due non è che si lasciano andare a commentucci, sai, un po' più spinti, diciamo così, che potrebbero anche lasciar presagire un rapporto. Sembra poi l'amicizia invece tra due eterni amici che si conoscono da quando erano bambini, quindi questo è sicuramente peculiare. Indagheremo, quindi assolutamente faremo le nostre verifiche, i nostri controlli incrociati su tutti i social del mondo, preparatevi ovviamente, segnalateci tutto ciò che accade. Ultimo argomento, una bellissima notizia, anche della quale avevamo parlato però in merito a un'altra sfumatura nelle scorse puntate, è arrivata l'ufficialità e infatti l'influencer Paola Turani è in attesa di un bebè, il primo figlio della coppia ormai super consolidata. Infatti Paola Turani e Ricky Serpella, che ormai sono una famiglia già splendida con i loro cani bellissimi, sì. Gnomo e Nadine, e devo dire la verità, io li seguo da tempo perché lei mi piace tantissimo, è proprio l'anti-influencer, possiamo dire, si avvicina anche abbastanza a Chiara Ferragni per questo modo di intendere anche i social, è simpatica, si mostra per la sua vera essenza, anche senza trucco, con le sue imperfezioni, non se ne frega di niente e di nessuno, quindi ha proprio un bel modo di approcciarsi, soprattutto mi piace perché è naturale, non ha ricorso alla chirurgia, fa vedere i capelli bianchi quando si fa la tintura, cioè proprio è una di noi anche in questo caso. Ed è quello che piace, perché comunque, sai, si sceglie sempre quando si guardano, magari quando si è su Instagram o su altri social, si cerca sempre quella persona che ti faccia sorridere. Per tanto tempo ce ne sono state diverse, abbiamo visto come con Chiara Ferragni, insomma,
insomma anche un pigiamino possa scatenare una polemica, ma nel caso insomma di Paola sicuramente i balletti fatti col marito e con i cani hanno iniziato ad attirare tanto tempo fa l'attenzione. Devo dire che anche io la seguo con molto affetto, perché insomma si sanno anche dei piccoli dettagli della sua giornata che non sono molto usuali, e forse questo è questa tipologia di routine si avvicina molto alla nostra. È vero, una routine veramente fatta di cose semplici, ma anche nel suo lavoro è una ragazza veramente molto molto semplice, e lei ha sofferto tanto proprio del fatto di non riuscire ad essere madre. Era fortemente voluto, infatti ha un grandissimo anche spirito materno, l'abbiamo visto anche negli scorsi mesi con i nipotini, altri bambini, anche delle amiche, ma nonostante ciò soprattutto lei ha sofferto tantissimo le critiche che costantemente arrivavano sotto ai suoi post, nelle quali soprattutto donne, perché molto spesso, lo volevo già dire prima, poi mi sono dimenticata, perché anche Aurora Ramazzotti ha avuto tante critiche, soprattutto da parte delle donne, puntualmente le chiedevano: ma come mai ancora non hai avuto figli, non senti questo istinto materno, come mai, cosa è successo? Quasi facendola sentire sbagliata solo perché non riusciva ad avere figli dopo questo rapporto di tanto tanto tempo e questo matrimonio, anche se abbastanza recente, con il compagno. Sembra che il mondo dei social si sia trasferito in un paesino, sai, di poche nel 1860. Anime, un paesino di poche anime in cui appena ci si sposa bisogna fare un figlio. Quindi è la stessa identica dinamica, anche perché insomma ognuno dovrebbe farsi un pochino i fatti suoi, perché non si sanno anche quali possono essere i problemi legati, se ci sono, o possono essere anche delle scelte legate proprio al volersi anche vivere il matrimonio in un modo diverso da quello che tutti sono abituati a pensare. Diciamo che ritorniamo sempre alla tematica della concezione della donna e quindi del matrimonio e di tutto ciò che ne consegue. E questa notizia ha fatto sì che insomma lei riuscisse a mettere a tacere alcune critiche, ma non sono mancate delle altre, perché insomma ha ritardato nel comunicare questa notizia perché voleva essere sicura, diciamo, di questa gravidanza, però anche le modalità in cui l'ha reso noto hanno alimentato critiche sempre da donne. Poi. Purtroppo nel momento in cui si vuole criticare si trova sempre il pelo nell'uovo, non c'è niente da fare, ma veramente è difficile poi farlo con lei, che ha poi sempre voluto mantenere grande riservo proprio per la problematica di avere figli, anche perché ovviamente si tocca un tasto molto dolente per tantissime ragazze, per tantissime persone che vogliono diventare mamme, vogliono diventare genitori, ma ovviamente non hanno modo o non riescono. Quindi dietro a una semplice foto che può sembrare banale o può sembrare anche qualcosa di diverso, magari c'è tanto tanto altro che non si vuole però tenere costantemente sotto ai riflettori. Sì, anche perché mostrarsi vulnerabili è sempre un'arma a doppio taglio. In alcuni casi, come magari le dichiarazioni che abbiamo visto di alcune star o di influencer, hanno avuto, diciamo, un ampio appoggio da parte dei social, però di contro ci sono stati sempre i soliti haters che hanno cercato insomma di buttare fango sulle scelte anche e le modalità in cui venivano resi noti alcuni argomenti. Quindi essere vulnerabili anche, soprattutto poi con i social, non è poi così semplice come scelta. Beh, davvero mi rendo conto, forse perché la gente è annoiata in questo periodo, esaurita, non lo so, veramente. Perché mentalmente forse sono tutti un po' persi ovviamente in questo lungo anno di pandemia, ma qualsiasi cosa si possa scrivere sui social, anche semplicemente sono andata a comprare il pane, provoca una pioggia di polemiche, soprattutto ovviamente sotto i post di personaggi pubblici. Che se ne scriva bene, che se ne scriva male, iniziano delle conversazioni e dei botte e risposta brutti, ma veramente brutti, di una cattiveria inaudita, in qualsiasi condizione e situazione. Anche perché c'è questo immaginario comune in cui i VIP in realtà hanno degli schiavi al loro servizio che insomma si prendono cura dei figli, fanno la spesa, cucinano e così via. In realtà quello che si è scoperto poi grazie ai social è che i VIP sono delle persone normalissime,
fiume. Quindi accompagnano le loro figlie a scuola, vanno a fare la spesa, magari insomma questo cachet enorme che noi immaginiamo che loro ricevano e che sicuramente insomma ricevono, però insomma viene gestito poi in un modo totalmente diverso. Quindi è anche questa volontà di scendere dal piedistallo che è venuta proprio dai VIP, che ha permesso anche di alimentare ulteriori critiche. Quindi è sempre tutto ciò che si fa, bene o male, viene criticato. È verissimo, sagge parole. Noi, cara Elvira, siamo in chiusura, non ci saremo domani perché, come detto, daremo spazio alle dirette della diocesi di Caserta per tutto il weekend e per il triduo pasquale, quindi ritorneremo nella giornata di martedì con Gossip Mania, ma ovviamente vi terremo sempre compagnia con tutte le nostre produzioni, anche con le repliche delle nostre trasmissioni. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Grazie a voi che ci seguite sempre con grande affetto. Una buona Pasqua ovviamente da parte nostra e da parte di tutta la redazione di Teleprima, ma soprattutto buon pomeriggio, alla prossima.